E oggi siamo qui per dare inizio di questa conferenza stampa che è rivolta all'iniziativa ormai annuale, un appuntamento annuale organizzato appunto presso la sala stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli eventi previsti per la giornata della memoria, un evento patrocinato dal Comitato di Coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah. Io lascio la parola al Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, professor Gattegna. Ringrazio il sottosegretario Patroni Griffi per la presenza. Grazie. Inizio con un ringraziamento al sottosegretario Filippo Patroni Griffi, che ha assunto quest'anno la responsabilità di guidare la commissione di coordinamento di tutte le attività che riguardano il giorno della memoria. Ringrazio quindi lui, tutti i ministeri che hanno partecipato e un ringraziamento particolare alla dottoressa Anna Nardini che ha seguito specificamente ogni singola iniziativa. Sappiamo già perché ormai sono 14 anni che questa iniziativa esiste, che è stata istituita dallo Stato italiano, non è quindi un'iniziativa delle comunità ebraiche, però le comunità ebraiche partecipano con grandissimo interesse perché questa attività annuale ci ha permesso di portare in Italia un clima. Non dico che sia l'unico motivo, però sono sicuro che ha contribuito a portare l'Italia in una situazione diversa e migliore di tanti altri paesi europei. Abbiamo assistito purtroppo nei mesi scorsi a manifestazioni veramente incredibili, veramente inconcepibili che si sono svolte in Ungheria e in Grecia. Ultimamente poi la preoccupazione è aumentata perché dalla Francia, la patria della democrazia, sono arrivati dei segnali molto preoccupanti sia per i sondaggi che danno le forze xenofobe di estrema destra in grandissima ascesa, sia perché la Shoah, l'antisemitismo e tutto ciò che ha riguardato argomenti per i quali fino a pochi anni fa si portava un rispetto totale, vengono attualmente in Francia portati nei teatri in spettacoli comici che hanno un effetto devastante perché portano una banalizzazione di un tema che credo che i presenti qui siano tutti d'accordo, spero siano d'accordo, ma sono temi che sono qualificanti per il clima politico e democratico di un paese. È vero che la Francia ha reagito, c'è stato un ministro che ha preso una posizione molto decisa nei confronti di questi episodi, di questi saluti nazisti modificati e che sono stati resi riconoscibili ma in maniera ridicola, quindi suscitando l'ilarità del pubblico si porta un doppio danno veramente alla cultura della democrazia e della fratellanza fra le persone. Quella che la funzione della commissione della quale abbiamo fatto parte noi insieme ai ministeri, insieme alla presidenza, coordinata dalla presidenza del Consiglio, ha coinvolto in maniera molto forte la scuola, gli studenti, i giovani, la scuola. Questo è uno dei principi fondamentali, che è quello di prevenire.
sarebbe facile anche fare delle leggi repressive, e ci sono delle leggi repressive, anche degli episodi di razzismo, come sappiamo la legge Mancino e altre leggi. Però ci rendiamo sempre conto che quando si deve arrivare alla repressione violenta di certe idee, sorgono sempre dei grossi problemi. In Italia, fino adesso, noi abbiamo cercato di puntare sull'educazione, sulla presa di coscienza da parte dei giovani di ciò che è stato, di ciò che non dovrà ripetersi mai più, secondo quello che noi cerchiamo di fare. Si tratta della difesa di diritti fondamentali, si tratta di far entrare nella coscienza delle persone una sensibilità degli anticorpi tali per cui, quando anche si verificassero certi episodi, la reazione sia larga, sia pronta, sia in qualche modo coinvolgente verso tutti gli strati della società. Quest'anno abbiamo anche scelto un tema particolare per variare un po' lo svolgimento di questa giornata, che sappiamo tutti ha un po' il rischio di diventare ripetitiva, sempre interessante, sempre attuale, ma ripetitiva, e quindi cerchiamo di portare delle variazioni che portano anche a interessare il pubblico sotto altri aspetti, per esempio l'aspetto artistico. Allora ho chiesto a due persone che sono qui presenti in sala, e vorrei che poi potessero o entrambi o una delle due, Viviana Cassam e Marilena Citelli, loro hanno lanciato un'idea che ha suscitato entusiasmo in tutte le persone alle quali è stata proposta, cioè quella di organizzare per la sera del 27 gennaio un concerto all'auditorium nel quale suoneranno i 12 violini che sono stati recuperati nei campi di sterminio, restaurati in Israele da un famoso liutaio, e che verranno suonati da grandi artisti celebri nel mondo per la loro arte musicale. Quindi colgo l'occasione per ringraziarla. Poi, quando il sottosegretario mi darà un segnale, potremo anche chiedere a Viviana o a Marilena di illustrare più nel dettaglio come è nata questa idea e come si svolgerà. Ripeto, l'Italia secondo me ha qualcosa, in questo campo ha qualcosa da insegnare all'Europa. Cioè, quella che sono, non dico che in Italia non ci siano pericoli, i pericoli ci sono, forze oltranziste esistono, episodi di intolleranza, di xenofobia, di antisemitismo ci sono, però la reazione della società italiana è più sana che in altri paesi europei. Allora, diciamolo anche questo, perché la preoccupazione c'è. Però quando si ottengono dei risultati, che sono risultati mirati, sui quali stiamo lavorando da tanti anni, è bene che ci siano e che si dica, anche perché sennò il panorama resta sempre nero e preoccupante. Se ci sono degli strumenti validi, è bene che si sappia e che vengano usati. Grazie, restituisco la parola al sottosegretario. Grazie Presidente. Anch'io in questa esperienza che è iniziata quest'anno, collegata evidentemente alla carica, vorrei ringraziare sia il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, perché ho visto che il Comitato di Coordinamento veramente è impegnato con la collaborazione di tutti coloro che ve ne fanno parte, a rendere non rituale questa ricorrenza, e la consigliere Anna Nardini
perché per la presidenza del Consiglio lei è un po' come dire, il motore di tutto, del Comitato e di tutte le celebrazioni. Queste celebrazioni che, come loro sanno, traggono come dire, origine dalla legge 211 del 2000, che ha istituito proprio nella data del 27 gennaio, la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il giorno della memoria, proprio per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana degli ebrei, ma anche i deportati, anche italiani, nei campi di concentramento e in genere tutti coloro che, così dice la legge, anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio. Un po' come dire una legge che attraverso la memoria eviti l'oblio, renda come dire, attuale il passato, lo renda presente, in modo che possa fungere da monito e da insegnamento per il futuro, attraverso la memoria, la quale così la memoria può come dire, evitare un nuovo sonno della ragione che, come noi sappiamo, abitualmente genera mostri. Ora, io vorrei appunto ricordare le iniziative messe in campo per quest'anno dal Comitato della Shoah. Loro hanno comunque hanno un fascicolo con delle schede, cioè manifestazione per manifestazione. Direi che la manifestazione centrale è costituita dalla tavola rotonda che si terrà il 22 gennaio pomeriggio alla sala polifunzionale della Presidenza, organizzato dal Comitato di Coordinamento insieme e in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Si tratterà il tema sulle deportazioni degli ebrei e le stragi naziste contro i civili in Italia nel 70° anniversario. Oltre ovviamente al Presidente Cattegna e al sottoscritto, ci saranno studiosi, li troverete singolarmente per argomento citati, comunque avremo Michele Sarfatti, Liliana Picciotto, Sara Berger, Luz Klinghammer e infine Yael Orvieto. Il moderatore sarà Victor Maggiar, il delegato UCEI per la memoria della Shoah. Vi sono poi due manifestazioni a carattere, l'una cinematografico e l'altro teatrale. La prima è il 14 gennaio, che sarebbe domani, alle 20.30 al Cinema Barberini ci sarà l'anteprima nazionale del film Anita B, che pone un tema molto importante, il film uscirà successivamente nelle sale. Il tema centrale è tutti vogliono vivere, però per molti vivere significa dimenticare e come dire, il tema di fondo del film è che non si può pensare di rimuovere il passato, soprattutto quando il passato è così, come dire, così crudo, così intenso, così grave per poter vivere. Quindi il tema dell'oblio e della memoria in un film decisamente drammatico e di grande spessore. La cosa rilevante è che grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione all'evento parteciperanno anche studenti delle scuole superiori, secondo un'impostazione che voi vedrete essere comune a gran parte degli eventi di quest'anno. Il 16 gennaio alle 17 alla Biblioteca Centrale Nazionale di Roma, nella sala conferenze vi sarà la rappresentazione teatrale 13.419 La necessità del ritorno, prodotto da Ettore Scola, scritto, diretto e interpretato da Roberto Attias. L'ambientazione parte dalla battaglia di Valle Giulia del 68, ma un uomo misterioso riporterà questa ambientazione e il commissario è l'interprete iniziale, diciamo, della scena nella Roma degli anni 30, quindi nella Roma della miseria delle leggi razziali e poi dopo passeremo per la guerra, per la lotta partigiana e allo spettro della deportazione. Quindi questo contesto farà da sfondo al dramma personale che poi si risolverà in un finale shock, un vero giallo psicologico, per cui oggettivamente non vi
è giusto che non vi anticipi niente, è uno spettacolo importante, è all'attivo già più di 140 repliche in 8 anni, un testo, come dire, nudo e crudo, un testo molto forte e intenso di denuncia contro ogni discriminazione, che poi è il senso ancora persistente e ovviamente attuale di queste celebrazioni. Dalle rappresentazioni cinematografiche e teatrali passiamo a una importante mostra e cambiamo anche, come dire, il luogo. Si parte il 21 gennaio 2014, verrà inaugurata a Modena la mostra 1938-1945, la persecuzione degli ebrei in Italia, documenti per una storia, organizzata a Modena nell'auditorium della Chiesa di San Carlo. L'evento è stato organizzato su iniziativa del Ministero dell'Interno, ma con l'intesa con la Prefettura ovviamente, col Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, il CDEC, con l'Archivio di Stato di Modena, il Comune, la Comunità Ebraica di Modena, la Fondazione Fossoli di Carpi, la Fondazione Villa Emma di Nonantola e l'Istituto Storico di Modena, nonché con la Fondazione del Collegio di San Carlo, che, come vi ho detto, ospita l'iniziativa. La mostra è molto interessante, si articola in 38 pannelli raffiguranti gli eventi nazionali della Shoah e nell'esposizione di numerosi documenti originali tratti dall'archivio di Stato, ma anche di altri soggetti. Sempre nell'ambito delle mostre, torniamo a Roma, il 22 gennaio a mezzogiorno ci sarà al Museo di Roma in Trastevere la mostra I giovani ricordano la Shoah, 10 anni di memoria attraverso le opere degli alunni delle scuole italiane. Questa forse è una delle manifestazioni più significative che coinvolgono direttamente e che hanno coinvolto in questi anni i giovani delle scuole italiane. Saranno esposti circa 70 lavori, come dirò alla fine la premiazione poi avverrà da parte del Presidente della Repubblica. 23 gennaio, ancora quanto a mostre, abbiamo una mostra del Tempio Maggiore, I testimoni della memoria, per questo siamo vivi. Questo è un evento organizzato dalla comunità ebraica di Roma e destinato in maniera specifica agli studenti delle scuole ebraiche e delle scuole romane nell'ambito del progetto Memoria di Roma Capitale. La cosa importante è che gli studenti potranno incontrare, ascoltare le esperienze e poi interrogare direttamente dei testimoni della memoria e quindi potranno porre delle domande ai sopravvissuti che saranno presenti. Il 24 gennaio alle ore 10 ci sarà poi un evento alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la giornata di studio in ricordo della Shoah. Questo evento è organizzato dalla scuola in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah. È prevista la partecipazione ovviamente del personale civile e dei vertici dell'amministrazione dell'interno, ma anche di rappresentanze degli allievi di tutte le scuole facenti parte del sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, nonché degli istituti di formazione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle scuole militari. Quindi un evento che è sempre una riflessione sul valore della memoria, ma destinato in via prioritaria e principale a tutti coloro che nelle pubbliche amministrazioni, a vario titolo, nelle pubbliche amministrazioni civili, nelle pubbliche amministrazioni militari, nelle forze di polizia, sono chiamate a svolgere il loro lavoro ordinario. Molto importante a questo punto di vista, direi, ci sarà il sovrintendente dell'Archivio Centrale di Stato, il dottor Attanasio, con una relazione sul dovere di ricordare la memoria degli archivi, proprio per sottolineare l'importanza degli archivi come fonte documentale non morta, non di mera conservazione e raccolta, ma come una fonte che serve per tramandare la memoria, a maggior ragione in un'epoca in cui, tra l'altro, non vi erano altre forme di trasmissione dei documenti al futuro. Anche qui vi sarà la testimonianza di uno degli ultimi sopravvissuti alla deportazione da Rodi, Sami Modiano. Il 27 gennaio alle 20:30 avremo
il concerto per violini, su cui dopo darò per qualche dettaglio la parola, come pronunciato dal Presidente Gattegna, molto importante perché saranno insieme 12 violini e un violoncello sopravvissuti alla Shoah e restaurati, quindi è un evento particolare, non mi ci soffermo ulteriormente perché ci soffermeremo di più su questo tema. Infine, sempre nell'ambito delle celebrazioni del Comitato per il coordinamento della Shoah, vi sarà un altro concerto il 27 gennaio alle 20, questo avverrà non a Roma ma a Milano. Milano ricorda la Shoah e la musica della memoria avverrà con questo evento organizzato dall'Associazione Figli della Shoah, dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dal CDEC e dalla Fondazione Memoriale della Shoah e Comunità Ebraica. Vorrei infine, ma non certo per ordine di importanza, ricordare che il 21 gennaio vi sarà un incontro su giovani e storia organizzato dalla Presidenza della Camera dei Deputati nella Sala della Regina sul valore del ricordare, e l'evento poi non patrocinato dal Comitato ma di grande importanza presso il Quirinale. Come tradizione il 27 gennaio si tiene presso il Quirinale un evento che costituisce il momento più importante delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. Nel corso di questo evento avviene la premiazione da parte del Capo dello Stato delle classi vincitrici del concorso I Giovani Ricordano la Storia, di cui vi dicevo prima, bandito dal Ministero dell'Istruzione e quindi con la presenza anche del Ministro dell'Istruzione Carrozza, che sarà peraltro presente anche all'inaugurazione della mostra. Nella stessa giornata si terrà anche la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, e le medaglie sono assegnate sulla base di un lavoro istruttoria svolto da un'apposita commissione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza. Io avrei terminato, loro hanno i dettagli delle singole manifestazioni in queste schede, vorrei dare la parola a sì. Non so chi Viviana Cassa. Sì, se magari viene qui in modo che ci sia il microfono, sì sì. E grazie comunque per l'attenzione e per l'attenzione con cui sono certo che loro seguiranno, la stampa seguirà le numerose manifestazioni. Prego. Allora, prego. Intanto se vi serve ho anche del materiale scritto, le schede degli artisti eccetera, quindi i colleghi che hanno poi bisogno di materiale glielo posso dare. L'idea è stata che questi violini sono dei testimoni molto insoliti della Shoah. Sono degli strumenti che sono stati ritrovati, facevano parte delle orchestrine dei campi di concentramento, alcuni ce n'è uno buttato da un treno, da un deportato che l'ha buttato dal treno e l'ha raccolto un operaio francese, altri erano i violini dei klezmer, i suonatori ambulanti, con la stella di Davide incisa sul retro, che sono stati ritrovati, non si sa chi appartenessero. Ogni violino ha una storia e questo liutaio, che tra l'altro ha studiato in Italia, a Cremona, è riuscito in tutta una vita di lavoro a raccogliere questi violini e documentarne la storia. Allora io l'ho conosciuto e mi è sembrato che fosse una cosa straordinaria di portarli a suonare in Italia questi violini, ma da questa idea, di questa testimonianza, noi abbiamo tanti documenti della Shoah, abbiamo immagini, abbiamo fotografie, abbiamo archivi, la voce della Shoah è molto rara e questi sono una voce che è stata cancellata. Questi violini hanno smesso di suonare da un giorno all'altro, come è stato cancellato l'Yiddish, che era la lingua parlata da 11 milioni di ebrei nell'Europa dell'Est, una lingua che è morta da un giorno all'altro, poi adesso si sta cercando di resuscitarla, ma ci sono tanti aspetti della Shoah che sono forse meno evidenti e uno di questi sono proprio le voci. Da questo, con Marilena Citelli Francese, abbiamo pensato di costruire un evento altamente simbolico e quindi non solo i violini della Shoah, ma questi violini suonati da musicisti di religioni diverse. Quindi ci sono musicisti cattolici, ebrei e anche un musicista musulmano, che è il massimo violinista turco, Cikataşkin, il violinista ebreo è Shlomo Mintz, famosissimo.
I musicisti cattolici, c'è da un lato Francesca Dego, che peraltro è di madre ebrea, e quindi quando noi l'abbiamo interpellata, una giovanissima violinista italiana, 24 anni, e sta diventando una star mondiale, suona in tutto il mondo, è bravissima, e lei ci ha raccontato, cosa che noi non sapevamo, che ha avuto 46 familiari morti nei campi di concentramento, e quindi ha questo ulteriore motivazione di suonare nel concerto. E poi c'è un violinista albanese cattolico, Emira Besci, e gli suoneranno varie cose, ma il momento culminante sarà questo concerto per quattro violini di Vivaldi, in cui suoneranno tutti insieme. Il violoncellista è un violoncellista tedesco, quindi anche questo molto simbolico, che suonerà sul violoncello appartenuto a David Popper, che era il cantore del ghetto di Praga, della sinagoga di Praga, e quindi anche questo è un momento molto importante. E poi un'altra cosa è che l'orchestra è la Uni Orchestra dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia, un'orchestra fatta di ragazzini che hanno dai 16 ai 20 anni, perché, come dicevate giustamente voi, la testimonianza della memoria deve passare alle nuove generazioni. I testimoni ormai sono molto anziani, presto non ce ne saranno più, e se non sono i giovani a prendere in mano questa testimonianza, alla fine il negazionismo, la faciloneria, l'ironia, eccetera, saranno quelli che prenderanno posto di una meria memoria. Abbiamo pensato che questi ragazzi giovani, per loro sarà un ricordo straordinario, diventeranno degli ambasciatori, tra virgolette, della memoria, questi giovani ragazzi che si troveranno in mano questi violini, perché i 12 violini saranno suonati dai solisti, ma anche dai ragazzi dell'Accademia. Ecco, questo è più o meno tutto, vi ringrazio. Sì, no, volevo innanzitutto chiedere a Victor Maggiar, che è l'assessore dell'Unione delle Comunità addetto alla memoria, se ha per caso qualche cosa da aggiungere a quello che ho detto io prima. No, io ho 3 secondi per dire una cosa che ci siamo dimenticati, che oltre a questo tavolo che coordina il lavoro delle istituzioni, ci sono tante altre istituzioni d'Italia impegnate su questo campo, penso alle regioni, agli enti locali, alle scuole, e voglio anche segnalare che non è un lavoro che può sembrare inutile e ripetitivo quello che facciamo, perché invece il tema è sempre vivo. Proprio l'altro ieri un sindaco di una città di media grandezza, il sindaco di Montesilvano, che come tanti altri sindaci ha deciso di fare un'iniziativa per il giorno della memoria, è stato attaccato perché c'è chi sostiene che spendere 1.000 euro per il giorno della memoria sia sciupare denaro pubblico. Allora voglio dirlo perché il nostro impegno serve anche per passare alle altre istituzioni, perché secondo me è un fatto grave che un sindaco venga attaccato per 1.000 euro per un evento che invece serve a dare un segnale, educare, come dire, le generazioni a affrontare i temi della nostra società, perché la storia della Shoah è la storia che nasce dal nazismo, dalla negazione della libertà. Noi viviamo in una società piena di conflitti, abbiamo una società sempre più multietnica, più multiculturale. Se noi non usiamo queste date per trasmettere dei valori positivi, che convivenza, che democrazia avremo? E non capire l'importanza di questa cosa significa vanificare. Quindi, voglio dire, è bene che passi anche, perché il Presidente Catena ha detto in Italia stiamo meglio che in Francia e in altri paesi, non c'è dubbio, però bisogna che i giornalisti spieghino a tutti che bisogna tenere alta la guardia, perché, per esempio, un sindaco che organizza una cosa così positiva e semplice viene attaccato e si parla di spreco di denaro pubblico. Penso, allora noi saremmo dei grandi sciupatori di denaro, ecco, volevo dire. Ci tengo a dirlo perché se no sembra che noi facciamo una cosa cerimoniosa, invece noi stiamo facendo un'attività di responsabilità civile, civica, molto importante. Ecco, questo è quello che volevo dire. Mi associo a quello che hai detto. Io vorrei anche aggiungere la mia solidarietà al sindaco di Montesilvano. Volevo ricordare come ultima cosa che nei giorni 19 e 20 ci sarà un viaggio ad Auschwitz al quale parteciperà il ministro Carrozza e anche altre importanti cariche dello Stato. È un viaggio dedicato agli studenti perché ci sarà la presenza, credo, di 150 studenti di scuole di tutta Italia che verranno guidati nella visita al campo di Auschwitz-Birkenau da Marcello Pezzetti, che è qui presente e che conosciamo bene,
e che segna una tappa importantissima nella formazione di tutti i ragazzi, ha segnato un momento di formazione per tutti i ragazzi che hanno partecipato in passato. È veramente un modo per mettere i ragazzi a contatto con quello che è rimasto di quella realtà. Quindi volevo aggiungerlo perché lo sapessero tutti quanti. Sono previste delle domande? Prego, prego. E un attimo il microfono. Sono Luca Monticelli dell'Agenzia Dire. Volevo chiedere al sottosegretario la situazione relativa al padiglione italiano a Auschwitz, perché se non sbaglio è chiuso da più di 2 anni, ci sono stati degli interventi di Palazzo Chigi negli anni scorsi che non sono stati risolutivi, erano stati stanziati dei soldi dall'allora governo Prodi, ma ci sono stati dei problemi con l'ANED che ha sempre chiesto una sede adeguata per spostare l'installazione che adesso c'è nel padiglione italiano chiuso e che se resterà chiuso l'Italia rischia di perderlo. Quindi, visto che il presidente De Lucei ha ricordato questo viaggio importante che fanno i ragazzi ogni anno, sarebbe bello che i ragazzi italiani vedessero anche il padiglione italiano. Grazie. Come lei ha ricordato, non è una cosa semplice, tant'è vero che da un po' di tempo che si trascina, la Presidenza se ne sta occupando ora in questo momento, ci sono dei contatti che noi speriamo possano andare a buon fine, perché come lei ricordava il problema è la sistemazione dell'opera attualmente esistente nel museo con il Sindaco di Milano e ci auguriamo che possa andare a buon esito questa vicenda che, come lei ricordava giustamente, può anche un po' mettere a rischio la presenza stessa del padiglione Italia e, alla luce di quello che ricordava lo stesso Presidente Cattegna, è una cosa che vorremmo proprio evitare. Grazie. Ci sono altre domande? Allora, buona giornata. Grazie. Buonasera.